Drammatico incontro al comunale di Firenze tra Fiorentina e Inter. Uno strano arbitraggio di Lobello di Siracusa ha impresso alla partita un tono da farsa, rendendo bugiardo il risultato finale. Basti dire che il direttore di gara siciliano ha concesso ai nerazzurri due rigori inesistenti. Azione di Lindskog, sul centro dello svedese esce Sarti, riprende Bicicli che calcia al lato. Un cross di Marchesi non è sfruttato dagli avanti viola e Buffon può parare il facile pallone. Nella ripresa è sempre la Fiorentina a dettar legge. Orzan passa a Milan che lancia da Costa, il brasiliano di piatto infila Buffon, 1-0. La reazione dei milanesi è fiacca, un tiro di corso viene parato da Sarti. Da Costa serve Milan, stangata dell'interno che Buffon non trattiene, ma i viola non sanno approfittare dell'occasione. Poi Lobello perde la testa e concede il primo rigore. Lindskog realizza 1-1. Sulle tribune i tifosi fiorentini cominciano a innervosirsi, qualcuno a stento è trattenuto, vorrebbe invadere il campo. Lobello imperterrito espelle Petris e dà un altro rigore, ma Lindskog tira fuori. Il grottesco incontro è terminato, la folla è inferocita. Ci penseranno le forze dell'ordine a far uscire indenne dallo stadio il fantasioso Lobello.